Amici di Toscana TV, buonasera e benvenuti a Casa Viola. Ci siamo, è la vigilia dell'esordio ufficiale della nuova Fiorentina di mister Raffaele Palladino in questa nuova edizione di Conference League. Domani la Fiorentina infatti sarà impegnata allo stadio Artemio Franchi contro i gallesi del New Saints. Oggi pomeriggio c'è stata anche la conferenza stampa di mister Palladino insieme a un giocatore, in questo caso è stato Edoardo Bove, e Palladino è stato chiaro fin dalla prima domanda. Ci abbiamo un'emergenza, l'emergenza nel reparto difensivo, perché ricordiamo sono tre gli squalificati, ovvero Comuzzo, Ranieri e Quarta, e purtroppo Marin Pongracic non riesce a recuperare per questa sfida. Ma prima di presentare il nostro ospite, di cui parleremo non soltanto della gara di domani ma anche delle parole proprio di mister Palladino, leggiamo i titoli di questa sera. Fiorentina, domani come detto la prima sfida della nuova Conference League. Ricordiamo che non c'è più il girone a quattro squadre, ma la Fiorentina sfiderà sei squadre diverse in sei partite e vedremo se si qualificherà agli ottavi oppure ai playoff. Alla scoperta dei gallesi del New Saints, poi ancora formazione in Europa, pronto un ampio turnover, qualcosa ci ha fatto capire proprio lo stesso Palladino. Poi sentiremo le parole del tecnico in conferenza stampa oggi al Viola Park e poi uno spazio come sempre lo dedichiamo anche all'Empoli, vera e propria sorpresa di questa stagione. Ricordiamo è ancora imbattuta la squadra di D'Aversa non solo in campionato ma anche in Coppa Italia. Di tutto questo parliamo questa sera insieme a Simone Bargellini, eccoci qua di Lega Radio Serie A con RDS. Ciao Simone. Ciao Giulio, buona a tutti. Allora, ci siamo, la Fiorentina torna a giocare in Conference League. Quanto c'è bisogno, Simone, non c'è neanche bisogno di dirlo, di una vittoria, non soltanto per i tre punti che prenderebbe in classifica in Conference la squadra viola, ma soprattutto per un entusiasmo che purtroppo sembra essersi un po' perso a Firenze. Sì, sa dubbio, io ti dico, serve non solo la vittoria, ma serve una vittoria, una partita convincente, visto quello che è il valore dell'avversario, che non nascondiamoci, ma insomma un avversario di basso rango, credo che non basti neanche la vittoria, quindi servono tre punti chiaramente, ma serve anche una prestazione che faccia insomma intravedere qualcosa di buono, che questo percorso di cui parla Palladino sta veramente prendendo corpo, perché finora obiettivamente si è visto troppo poco. E certo è che questo avversario non è di quelli insormontabili. Se sei d'accordo, ci sentiamo un minuto di servizio per conoscere meglio i New Saints. Quella di giovedì sera al Franchi, oltre a rappresentare il primo match della Phase League della Conference, sarà anche il primissimo incontro ufficiale tra la Fiorentina e una squadra gallese nella storia delle competizioni UEFA. Lo stesso vale per gli avversari del New Saints, che giocheranno per la prima volta una partita ufficiale in Italia. Ma andiamo quindi alla scoperta di questa squadra gallese. I The New Saints, o semplicemente TNS, sono una società calcistica gallese, rappresentante della città gallese di Lanstrafe Ian Macken. La squadra milita nella Welsh Premier League, massima serie del campionato gallese di calcio. Fondata nel 1959, la società ha militato nelle categorie minori del calcio gallese fino all'inizio degli anni 90 dello scorso secolo. Per quanto riguarda invece il palmarès, la squadra vanta 16 Premier League, 8 Welsh Cup, una FAU Premier League e 9 Welsh League Cup. In questi ultimi anni la squadra ha giocato anche qualche partita nella UEFA Champions League. La squadra gioca attualmente le sue gare casalinghe al Park Hall di Oswestry, dopo aver lasciato il Recreation Ground. Il valore della rosa, secondo quanto riportato da Transfermarkt, è di appena 2,74 milioni di euro. Il giocatore che vale di più è la punta centrale, Declan McManus, classe 1994, scozzese, che ha un valore di esattamente 225.000 euro. I gallesi sono la squadra che ha il valore più alto nel campionato, nonostante questo non è prima in classifica, ma al momento si trova al quinto posto, anche se con tre partite in meno. E questo è il servizio per conoscere meglio i gallesi del New Saints. Che cosa ti colpisce di più, Simone? Perché certo è che giocare contro una squadra che il totale della rosa è solamente 2,7 milioni fa effetto, però questi discorsi li abbiamo fatti in passato con il Riga, lo facevamo con il Puskas, mai sottovalutare l'avversario.
No, questo senza dubbio, abbiamo capito in questi anni che comunque ogni partita va presa con le molle e soprattutto va approcciata nel modo giusto. Poi è chiaro che i valori sono diversi e la Fiorentina lo deve dimostrare sul campo, quindi ripeto, mi aspetto non solo una vittoria, ma anche una vittoria convincente con qualche gol di scarto e con la possibilità magari nel secondo tempo di gestire le risorse, di fare anche qualche esperimento, insomma, di non dover soffrire fino alla fine, ecco. Allora, ti chiedo subito della conferenza stampa di Raffaele Paladino, dopo la andiamo a risentire, se c'è qualche frase che ti ha colpito, ma soprattutto come l'hai visto in conferenza. Ho visto un po' il solito Palladino che cerca di difendere il suo lavoro, che cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno e anche un po' più pieno di quello che probabilmente è, di quello che ci dice la realtà. Anche tornando sulla partita di Empoli, insomma, i tanti aspetti positivi che lui sottolinea, insomma, secondo me nel complesso non sono così positivi se non quello di una difesa un po' più solida, e un Palladino che insomma, cerca di smarcarsi anche da quello che è un momento comunque difficile, anche per lui. Quindi io credo che domani, ma soprattutto poi nel test con il Milan, insomma, anche la società si aspetti delle risposte. Io non so se siano due gare che possono essere forse importanti anche per decidere della sua posizione, però ecco, sicuramente ci si aspetta e anche la società si aspetta dei risultati e delle prestazioni che dimostrino una crescita, perché poi anche l'alibi, no, che c'era nelle prime partite della stagione di una squadra ricostruita di tanti arrivi all'ultimo giorno, dopo oltre un mese dalla chiusura del mercato, obiettivamente iniziano un po' a cadere. Ma secondo te ci sarà davvero un ampio turnover al di là di una difesa che deve essere praticamente reinventata? Saranno riadattati alcuni giocatori, l'unico difensore di ruolo a disposizione è Moreno, perché Pongracic è infortunato, abbiamo detto Quarta, Comuzzo e Ranieri sono squalificati. Al di là di quello, ti aspetti veramente che ne so, Parisi sulla sinistra, Kayode sulla destra, là davanti Gudmundsson e Kane in panchina, gioca Beltran, a centrocampo Adli e Richardson, cambia veramente tutti? Forse non così tanto, non me ne aspetto 11 su 11, me ne aspetto 7 o 8, ecco, mi aspetto un turnover massiccio, poi magari ecco, uno fra Gudmundsson e Kane non mi stupirei di vederlo titolare, anche a centrocampo mi aspetto Adli, ma non mi stupirei se insieme a lui ci fosse Bove piuttosto che Cataldi, e lo stesso sugli esterni, ecco, Dodò. Secondo me potrebbe giocare titolare, complice il fatto che per questa emergenza difensiva Kayode forse può tornare utile più nel pacchetto arretrato. Quindi turnover sì, abbastanza massiccio e sicuramente mi aspetto che chi ha l'occasione provi a mettersi in mostra. Sottil, ne ha parlato anche Palladino, è l'ennesima occasione per Sottil, perché poi sono 3 anni che parliamo di occasioni per Sottil, però deve cercare sicuramente di sfruttarla. Mi aspetto sicuramente tanto da Beltran se verrà chiamato in causa e poi siamo curiosi insomma di vedere Mati Moreno che finora non ha toccato il campo e domani sarà titolare, quindi sarà uno dei motivi sicuramente di interesse per capire poi se può tornare utile in un reparto che fin qui ha palesato diverse difficoltà. Allora, guarda, se sei d'accordo, proviamo insieme a disegnare un campetto di gioco di un probabile 11 di domani, che queste cose ai tifosi piacciono. Allora, partendo dalla porta, De Gea riposa, torna a Terracciano. Quello poco ci manca, pochi dubbi. Sì, sono d'accordo. Questa difesa a 3, invece, secondo te come sarà reinventata? Parte davvero Moreno dal primo minuto? Io credo di sì, le alternative sono obiettivamente poche, a meno di soluzioni che non sono da escludere, per esempio un giocatore riadattato in difesa, penso a Mandragora, o magari un giovane, ricordiamo che sono convocati Baroncelli e Coadio, però credo che la soluzione più probabile sia Kayode, Moreno e Biraghi in una difesa a 3, insomma un po' improvvisata, però senza grandi alternative. Anche perché a questo punto, se davvero Moreno non dovesse partire dal primo minuto, quando ci sono ben quattro difensori out, sarebbe clamoroso, un acquisto sbagliato a questo punto. Detto questo, passiamo al centrocampo, immaginiamo un 3-4-2-1, se sei d'accordo. Sì, penso di sì. Quindi, sugli esterni, chi gioca?
Io credo Dodò e Parisi, almeno io mi aspetto Dodò e Parisi, ecco, un turno di riposo per Gosens e Dodò non ha molte alternative titolare a destra. E sei più curioso, visto che da quanto ci risulta il centrocampo dovrebbe essere formato da Richarlison e Adli, poi se ti risulta altro ovviamente dicelo, sei più curioso di rivedere Richarlison o di vedere finalmente dal primo minuto Adli? Beh, entrambe però credo che Adli abbia il potenziale per diventare un titolare di questa squadra, se lo augura anche lui, perché insomma, diciamocelo francamente, ha lasciato il Milan dove comunque l'anno scorso si era ritagliato un certo spazio per andare in una squadra come la Fiorentina con la voglia di diventare un grande protagonista, lo ha detto in conferenza stampa, e quindi credo che più di Richarlison ad oggi possa cambiare un po' le gerarchie a centrocampo. La perplessità, ecco, più che un'indicazione o una notizia, proprio all'ello così di schieramento in campo, visto anche che ci sarà una difesa molto improvvisata, non mi stupirei se insomma insieme ad Lee ci fosse un centrocampista un po' più di interdizione, no? Piuttosto che due giocatori di tecnica e di impostazione, quindi magari Adli con Bove o con Mandragora, ecco, anche per dare più protezione a difesa. E poi chiudiamo con l'attacco, Beltran Sottili con E? Ci può stare, Sottile, insomma lo ha detto Palladino, quindi lo diamo per sicuro titolare. Beltran obiettivamente lo aspetto, sarei abbastanza sorpreso di non vederlo titolare, e poi Koné ci può stare, Palladino a fiducia, però come dicevo prima, magari per non stravolgere tutto l'attacco non mi stupirei che poi uno dei detti titolari venga impiegato, ecco, me lo terrei come possibile soluzione alternativa. Magari anche Gudmundsson, perché comunque deve forse mettere minuti sulle gambe, oppure credi che lo staff stia pensando più di farlo riposare invece in vista del Milan? Beh, io sono d'accordo con te, insomma, potrebbe anche servirgli giocare, con la speranza che la Fiorentina faccia la Fiorentina, faccia valere il suo tasso tecnico, quindi magari a fine primo tempo, inizio ripresa, la partita sia un po' indirizzata, ecco, sei sul 2-0 e a quel punto puoi togliere anche Gudmundsson dopo avergli messo un po' di minuti nelle gambe, ecco, potrebbe essere anche una soluzione secondo me percorribile, ecco, quella di far giocare uno spezzone all'islandese e per poi ripresentarlo col Milan ovviamente dal primo minuto. Allora, abbiamo un'ultima curiosità per Simone Bargellini. Simone, visto che te lavori proprio per Radio Serie A con RDS, avete la sede a Firenze, però è come se te lavorassi fuori Firenze. Per questo ti chiedo, che cosa si dice della Fiorentina fuori dai terreni toscani? Beh, è una squadra seguita con interesse, perché il mercato che ha fatto comunque viene considerato un mercato positivo. Sento parlare benissimo di Ken, ma insomma questo ovviamente succede anche a Firenze. Sento ancora parlare molto bene di Colpani, che ha avuto un inizio obiettivamente molto complicato, però ha lasciato insomma il ricordo di Monza, di quello che ha fatto di buono, e lo stesso vale per Palladino. È chiaro che poi quando una realtà si vive più dal di dentro, più da vicino come a Firenze, si colgono, no, delle sfumature che da fuori ancora certo. non si notano, però c'è la sensazione che la Fiorentina abbia una rosa attrezzata per quello che è il suo obiettivo dichiarato, quindi lottare per posti europei, settimo posto, ecco, da questo punto di vista c'è una considerazione secondo me buona della Fiorentina anche a livello nazionale. Simone Bargellini, grazie mille davvero, ti avrei voluto anche qui domani sera, però purtroppo so che sei allo stadio, quindi ci risentiremo senz'altro. Ciao Giulio, un saluto. Grazie mille a Simone Bargellini. Allora, come promesso, so che le state aspettando ed eccole qua le dichiarazioni di mister Raffaele Palladino in conferenza stampa, dove ha parlato del minutaggio di Sottil, delle condizioni fisiche di Gudmundsson, ma soprattutto di questa difesa che è in grandissima difficoltà. Siamo in emergenza in difesa, perché comunque con tre squalificati difensori, quarta e Comuzzo e Ranieri, quindi abbiamo tre squalificati. E Pongracic stamattina ha fatto, insomma, abbiamo provato l'allenamento con la squadra, però purtroppo ancora
non è pronto, quindi nemmeno lui ci sarà domani, non sarà convocato. E quindi ci sarà sicuramente questa emergenza che abbiamo lavorato in questi giorni per mettere in campo la formazione migliore, ma sono sicuro che chi scenderà in campo, magari anche adattati, sono sicuro che faranno una grande partita, perché sono ragazzi molto applicati e sono ragazzi molto intelligenti, e quindi di sicuro faranno una grande prestazione. Per quanto riguarda i Primavera, saranno convocati sia Baroncelli che Caudio, e quindi sapete che io li ho portati in ritiro e li conosco molto bene, ho fiducia in loro, li sto seguendo in Primavera, stanno facendo bene, però domani saranno insomma in panchina con noi. Beh, intanto non c'è tempo di emozionarsi, perché è una partita importante domani, e sappiamo che noi giochiamo su tre fronti, Coppa Italia, Conference e campionato, quindi domani abbiamo la Conference e siamo concentrati per fare una grande prestazione e per vincere questa partita. E le responsabilità fanno parte di questo lavoro e quindi ti stimolano a fare sempre meglio, quindi siamo pronti in questo e noi domani vogliamo fare una grande prestazione, quindi siamo pronti per domani. Per quanto riguarda il turnover, io ho la fortuna di avere un grande gruppo, tutti i ragazzi sono a disposizione, sono pronti per giocare, per scendere in campo. Farò tanti cambi perché voglio risposte da tutti, voglio risposte positive da tutti, perché le risposte le vedo già in allenamento, le vedo quotidianamente da parte di tutti, e quindi domani è un'occasione per tutti quelli che scendono in campo per farmi vedere risposte positive. È vero che ci manca qualche punticino, però noi proprio per questo motivo qua domani vogliamo fare una grande prestazione, perché dopo la partita di Empoli, che a mio avviso è stata fatta una buonissima prestazione, siamo stati molto solidi. È vero, siamo mancati un po' nella fase offensiva, ma perché comunque gli attaccanti hanno fatto un grande lavoro anche di sacrificio e di aiutare la squadra, però appunto per questo domani vogliamo tornare a sorridere, perché insomma vincere aiuta a vincere, e quindi stiamo cercando anche di creare questa mentalità. E come dicevamo prima, come ha detto Edo, ci sono tanti calciatori nuovi che adesso si stanno ambientando, si stanno adattando, si stanno trovando insieme, si sta trovando l'alchimia giusta insieme, si sta creando il gruppo, si sta creando una famiglia, è un percorso che stiamo facendo insieme, e di questo il solco l'abbiamo iniziato a tracciare, adesso dobbiamo percorrerlo, dobbiamo essere bravi a continuare per questa strada, perché la strada è quella giusta. Su Riccardo, come dicevo, domani parte dall'inizio, perché al di là di domani, che comunque per lui è un'occasione, un'opportunità per dimostrare il suo grande valore, perché io le parole che ho detto su Riccardo le penso ancora e sono convinto che lui è un giocatore importante per questa società e per noi, ma la cosa che mi è piaciuta di Riccardo è il suo atteggiamento in questo mese che ha trovato meno spazio, perché è subentrato contro l'Atalanta e comunque ha avuto anche delle occasioni per poter far male, e poi qualche partita è stato fuori, però mi è piaciuto l'atteggiamento di Riccardo, perché è stato sempre uno positivo, si è allenato sempre bene e domani ha l'occasione di giocare e di dimostrare il suo valore. Io credo che, le ho ascoltate le parole di Christian, io credo che lui abbia parlato da capitano, da grande anche leader all'interno dello spogliatoio, e a me le sue parole mi sono piaciute molto. Credo che siano un po' state strumentalizzate per chi magari voleva leggerle in quella maniera, perché la linea era molto sottile, vedere il lato negativo e il lato positivo. Io credo che Christian abbia parlato in maniera molto positiva in quel caso, e il fatto di dire giochiamo insieme è quello che chiedo sempre io, e lui ha usato le mie stesse parole, perché quando si gioca in attacco e si gioca negli ultimi metri, soprattutto anche contro l'Empoli come è successo, gli spazi sono molto ristretti, e il fatto di giocare insieme vuol dire muovere la palla veloce, anche trovarsi a un tocco, due tocchi negli ultimi metri, che
è la parte più difficile da allenare negli ultimi metri, quindi su quello ci sta lavorando. E quando un giocatore, come diceva Edo, si prende la responsabilità di dribblare, di fare un dribbling, a me piace, però ovviamente ci sono momenti in cui bisogna fare quello e momenti in cui ovviamente bisogna giocare insieme. Quindi, detto questo, abbiamo chiuso un po' l'argomento. Per quanto riguarda Moreno, sì, domani anche lui scenderà in campo, perché è l'unico difensore che ci è rimasto, si è allenato bene, quindi è un'occasione anche per Moreno, perché quando è arrivato era in condizioni fisiche che non stava bene fisicamente, perché non aveva fatto tutta la preparazione in ritiro. Adesso ha lavorato bene in questo mese con noi, è dentro ai meccanismi di squadra e domani è una grande opportunità per lui. Allora, per quanto riguarda Good, allora so a cosa ti riferisci, che magari può essere vista come tra virgolette un litigio in campo, ma non sono litigi quelli per me quelli non sono litigi, quelle sono cose che in campo si vedono in ogni partita, che due calciatori ci tengono a fare il bene della propria squadra, ci tengono a voler far gol. La responsabilità di cui parlava Edo prima è quella che uno vuole calciare rigore, e ci sono delle gerarchie sui rigori, ovviamente le abbiamo stabilite, ci sono delle gerarchie anche sulle punizioni, perché abbiamo dei bravissimi tiratori, ne abbiamo 5-6 tiratori, quindi è ovvio che in campo ognuno vuole dare il proprio apporto alla squadra. Io la vedo come una cosa positiva quella, e lì non è un litigio tra due calciatori. I due calciatori si vogliono bene, tre calciatori si vogliono bene, questa è una squadra che si vuole bene, questa è una squadra che vuole determinare, questa è una squadra, sono ragazzi seri, sono ragazzi bravi, sono ragazzi che tra di loro si vogliono bene, e credo che chi vuole far passare il messaggio che sono litigi si sbaglia, perché noi ci vogliamo bene tutti quanti, siamo qui H24 a lavorare per questa società, per questa maglia, per il bene della Fiorentina, e vi assicuro che sono dei ragazzi straordinari e ogni giorno in allenamento danno tutto. Per il minutaggio di Good valutiamo, perché ho provato delle varie soluzioni. Lui comunque ha fatto due partite, due spezzoni di gara, viene comunque da un ritiro che non ha completato, quindi piano piano bisogna portare Good nella condizione migliore. E queste erano le parole quindi di Raffaele Palladino in conferenza stampa alla vigilia. Lo avete intravisto dalle immagini, era con lui presente anche Edoardo Bove, che una Conference League con la Roma, anche se non da protagonista, l'ha vinta. Al volo leggiamo le dichiarazioni proprio dell'ex centrocampista giallorosso. Perché dopo 8 partite la Fiorentina sta ancora faticando, secondo te? Non penso sia una questione di scossa. Quando scendiamo in campo abbiamo lo stesso atteggiamento. Siamo rimasti attaccati a ogni partita con il massimo impegno. Un percorso fatto di tanti giocatori nuovi ha bisogno di tempo, ma d'altro canto sappiamo che in Europa non c'è possibilità di sbagliare tanto. Sappiamo l'importanza della gara di domani, che sarà un test utile per rodare ciò che stiamo applicando in allenamento. Le parole di Kwame? Le parole di Christian penso siano state travisate. Lui intendeva che in quello che stiamo creando sul giocatore insieme mettere in pratica certi meccanismi. I nuovi hanno voglia di mettersi in mostra ed è positivo se tanti ragazzi vogliono prendersi le proprie responsabilità. Poi sta a noi, che siamo tutti ragazzi diversi, mettere in pratica ciò che il mister ci chiede. Noi stiamo davvero benissimo. Questa nuova formula delle competizioni europee porta i giocatori ad approcciarsi a ogni partita con la massima importanza. Abbiamo visto che anche la differenza reti è importante, non sono più partite che puoi gestire. Mi piace come tipo di idea. Con la Roma perdemmo 6-1, ve lo ricorderete, ovviamente qualche tifoso viola sarà stato anche contento di quando la Roma perse con il Bodø/Glimt per 6-1, a testimonianza di come questa competizione sia un po' sottovalutata forse. Giocare in certi campi non è scontato, fortunatamente quindi giochiamo al Franchi domani, viene da dire. Che sensazione le dà rigiocare una competizione che ha vinto? La Conference vinta a Roma è uno dei ricordi più belli che ho, ero giovane e non l'ho vissuta da protagonista, per questo adesso la situazione è differente. Arrivare in fondo alle competizioni europee porta a un clima diverso rispetto al campionato. Ultimamente il calcio italiano arriva sempre fino alla fine nelle varie competizioni, e me l'abbiamo visto anche a Firenze purtroppo. Speriamo che anche quest'anno possa arrivare fino in fondo questa Fiorentina, regalando un trofeo che manca ormai da troppo tempo a Firenze. Cosa l'ha colpita maggiormente a proposito di Firenze, di questo primo mese qui a Firenze? Ho avuto un po' di difficoltà con la casa, dice ridendo. No,
al di là di questo mi sto trovando davvero benissimo. Non pensavo di trovare un ambiente così accogliente, è stata una scelta importante e la gentilezza che ho trovato nelle persone mi ha fatto molto piacere. E quindi abbiamo sentito le parole di mister Raffaele Paladino, vi abbiamo letto alcune dichiarazioni anche di Edoardo Bove in conferenza stampa. Noi siamo arrivati alla fine del nostro Casa Viola, ci vediamo ovviamente domani, appuntamento con la partita, non mancate perché c'è l'esordio ufficiale della Fiorentina in questa nuova Conference League, quindi domani sera tutti sintonizzati, mi raccomando, voi però nel frattempo restate solo e soltanto su Toscana TV. Buona serata.